Va bene, Joe, ma come facciamo con le porte? Sono blindate! No! No! Provate la soluzione! Fatemi vedere! Grande! Ma il posto di guida è troppo grande per me. Beh, ovvio, è fatto su misura per Everell, così potrai dargli tutti gli ordini che vorrai. Tremate, miserabili formiche! Everell, perché ti sei fermato? Ma perché mi devo grattare, Joe? Muoviti! Un detenuto gigante! E se cercassi di fare amicizia con lui? Che cos'è questa gigantitudine? Funzionato! Ho capito! Sono nel suo stomaco! Certo che a giudicare dai gorgogli deve avere parecchia fame! Su, andiamo a rapinare una banca! Con questo robot siamo i re del mondo! Ma non è stato costruito per le rapine! Lui è... fragile! Bene, fischio! A me il denaro! Ultime notizie! Dalton Gigante semina il terrore in tutto il Nevada! Un'altra banca svaligiata! Cosa fa l'esercito? Nessuno può fermarci! Sì! Io! Vi ordino di tornare immediatamente al penitenziario! Peabody? L'immane potenza di questa voce tonante mi entusiasma! Signor Peabody non è un giocattolo! Il governatore ha investito delle somme considerevoli per questo robot! Arrendetevi e nessuno si farà del male! Giammai! L'avete voluto voi! Perché ti sei abbassato, idiota? Siamo più forti di lui! Possiamo anche batterci! La mia creatura non può battersi! E perché? Non hai fatto armi alla tua creatura? Certo che no! È stata costruita solo per evadere! Vede, non ho avuto molti giochi quando ero bambino. Oh no, si arrugginirà! Perché, scusa? Non è impermeabile la tua creatura! Non si muove più! Annegheranno tutti! Lasci fare a me, ho il brevetto di soccorrista. Everell, riprendi i comandi! Li abbiamo salvati! Andiamo! Con il robot siamo troppo visibili. Dobbiamo abbandonare il catorcio e sparpagliarci nei dintorni. La mia creatura non è affatto un catorcio e ve lo dimostro subito! Potete correre quanto volete, ma non potrete nascondervi per sempre! Stavi cercando me! Eccomi! Questa volta non mi sfuggirai! Quando lampeggia la luce rossa non ci sono più munizioni! Quando lampeggia quella viola non si può più volare! Credo si imponga una ritirata!
Ma non capisco, si è bloccato! Uscite dal robot, non riuscirò a tenerlo a lungo! Andate, io voglio restare qui! Tu vieni con noi, è chiaro? Ho abbandonato la mia creatura! Ho vinto! Ora basta, signore! Questo non è un giocattolo! Riportiamoli al penitenziario e fine della storia! Oh, sono nel suo cervello! Finalmente scoprirò il segreto dell'anima umana! Il mio robot è tutto solo nel deserto! Si sentirà abbandonato! Stavolta abbiamo pensato troppo in grande! Guardate, ragazzi! È lui! È vivo! Mi sta cercando! Oh no, se ne va! Ingrato! La ginnastica cerebrale è molto più faticosa di quanto pensassi! L'ultima volta che l'ho visto era alto così! Come te la passi, zietto? Benvenuto nella tua nuova dimora per le vacanze, Kevin. Wow, troppo forte! Ci sono i Dalton! Sorridete! Fratelli, siete troppo matti! Io sono Kevin e vi stimo un casino! Attenzione, Kevin, sono dei banditi! Ma sei pazzo cosa, zietto? Rubano per donare ai poveri! Sono dei giustizieri questi! Davvero? Sono un giustiziere! Come avete visto, io sono l'eroe del mollaccione. Ciò vuol dire che posso fargli fare quello che voglio e quindi ho... Chi è? Un aereo non è! Un missile non è! È... Super Evere! Il giustiziere dal cuore grande! E a quel punto chi ti incontro? Billy the Kid, al che lo guardo e gli faccio... C'è un giustiziere di troppo in questa banca! Quanto mi piacerebbe essere come voi! Oh, non siamo contrari, purtroppo siamo richiusi qui, se avessimo un complice! Un complice in grado di soffiare le chiavi a suo zio! Super Evere! Un complice con i capelli lunghi che si chiama tipo Super Kevin! E perché non io? Scommettete che ne sarei capace? Volevo spedire un telegramma alla mamma. Bravo, che pensi alla tua mamma, figliolo, e chiuditi la porta alle spalle. Allora, ciao, ti mandiamo una cartolina. Ma non dovevo venire con voi? Ma dove ho la testa? È un ostaggio in caso finissimo nei guai. Su, corriamo! E che vuol dire correre? Allarme! Allarme, i Dalton evadono! Rapiscono il mio Kevin! Non abbiate paura! C'è Super Evere qui con voi! Questo è pazzo! È un super pazzo! Forte!
250, 300, 350 dollari. Non male come prima giornata, eh, Marmocchio? Sì, io scommetto che voi non sareste capaci senza mani. Piedi in alto, questa è una rapina. Allora, Marmocchio, ci sappiamo fare? Sì, ma scommetto che non siete capaci di attaccare un treno stando su un piede solo. Super! Spavera! Escluso lui, forse. Che dici? Non sono i più forti di tutti, Dalton? Sì, ma questo non è ancora niente. Mi dà sui nervi questo ragazzino. So che è stato organizzato il trasporto di una cosa pazzesca! Carro blindato e guardie armate fino ai denti! Scommetto che non ci riuscite! Quello, quel penoso carretto. Nuova tecnica. Mio zio dice sempre discrezione più che protezione. Ma comunque se avete troppa fifa... No, che non abbiamo fifa, ce lo beviamo il tuo convoglio armato insieme alla cosa pazzesca. Mani in alto! Panico, ragazzi! Super Everell vi protegge! Non ci credo! È la seconda volta che ci salva! Eccolo, troppo mitico! Il primo numero di Super Clint, il cowboy giustiziere! Ancora con l'imballaggio originale! Mio zio non ha mai voluto che lo toccassi! E questo è il tuo tesoro? E di che parla? Ah, non si capisce! Senza la plastica non ha più alcun valore! Sappi che mi hai veramente deluso, Dalton! Se ne fossi capace, io ti farei... Che cosa mi faresti, bel salsicciotto? È forte un botto, il bel salsicciotto! Kevin Peabody, ti nomino cavaliere dell'ordine dei penitenziari. Grazie a te, i Dalton hanno ripreso il loro posto. Sì, zietto! Detto questo, non abbiamo ritrovato il fumetto. Un vero peccato. Ma che razza di storia è mai questa? Da quando in qua i giustizieri proteggono le banche?